Buonasera a tutti, iniziamo la conferenza stampa per alzata di mano. Con chi partiamo? Prego. Salve mister, la prova della squadra con l'Avellino l'ha convinta o c'è qualcosa che non è andato rispetto alla partita con il Latina? Il campo indecente, che non si può giocare a calcio. Questa è la cosa che mi ha dato fastidio di più oggi. È che l'importante è che non si sia fatto male nessuno. Poi l'aspetto tecnico-tattico, a volte non mi viene nemmeno voglia di alzarmi. Daniele Lo Monaco, romanista. Sì, su questo volevo capire una cosa per approfondire, ma avevate avuto sentore che poteva esserci un problema del genere? Se l'avessi avuto, non ce l'ho avuto. Ok, sì, quindi la partita qualcosa, però immagino che avrai anche niente. Tu valutato. Niente? Niente. Che non possiamo giocare in un campo del genere. No, ma al di là del campo, i carichi di lavoro si vedevano che erano evidenti. Ieri abbiamo perso in un allenamento, in un campo anche normale, diversi giocatori, e i miei giocatori pensavano più obiettivamente, e li ho capiti pure, a non farsi male, che era la cosa più importante. Vi assicuro che è così, e purtroppo mi dispiace perché speravo di trovare un contesto sicuramente migliore. Tutto molto bello esternamente, meno bello sul campo, che alla fine è la cosa che interessa più a noi allenatori. Detto questo, faccio più i complimenti all'Avellino che parla della mia squadra, perché giocare dopo aver saputo magari del dubbio di poter fare o rimanere in Serie B, per cui hanno fatto veramente una partita ancora più difficile per loro che per noi era. E la cosa che volevo sapere invece era su Schick, che mi sembra che il giocatore che ha segnato, ma anche quello che forse dimostra di star meglio. È una questione anche lì di carico di lavoro? Ci sono dei giocatori che arrivano prima e dei giocatori che magari arrivano in una condizione un pochino più tardi. Lui si è presentato benissimo perché si è allenato magari anche prima, come un po' Marcano. Sono quei giocatori che trovano una condizione, ma adesso mi interessa in maniera relativa avere tutti quanti in una condizione migliore per poter poi dare giudizi prematuri o frettolosi su chi è bravo e chi meno bravo. I più e i meno a me non interessa, a me interessa vedere più un concetto di squadra. E oggi, al di là degli infortuni di ieri che mi hanno spostato un pochino quelle che erano le mie idee nel preparare questa partita nei due tempi, ho dovuto adattare anche un sistema di gioco stranissimo a un certo punto per poter far giocare tutti e per poter cambiare anche giocatori come Karsdorp, che non può fare più di 60 minuti in questo momento, perché l'ho dovuto modificare anche l'assetto tattico, per di più in un contesto che vi assicuro che oggi non mi è piaciuto per niente. Però non posso nemmeno colpevolizzare i miei calciatori, in questo caso assolutamente. Al di là del risultato, perché poi io finivo 1-1, vinciamo 1-0, per me non cambia niente. Eccoci. Domenica qui in prima fila. Come ha visto l'interazione tra Karsdorp e Kluivert sulla fascia destra nel primo tempo? Bene, hanno fatto... Kluivert è arrivato da poco, devo dire che deve ancora assimilare tanti movimenti, ma quello che ha fatto meglio è quello della capacità di riattaccare la profondità, dove ha grandi qualità e l'ha fatto 3-4 volte bene, magari poi poteva essere un pochino più lucido nell'uno contro uno, però devo dire che nell'insieme generale hanno fatto una buona prova. Dubaldo, Corriere dello Sport. Sì, ciao Eusebio, finito il ritiro, siete alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, la squadra si sta delineando, è partito Alisson, arriverà un portiere, potrebbe essere Olsen, e soprattutto dovrebbe avere un attaccante che potrebbe essere Malcolm, se puoi dire qualcosa su questo. Io di giocatori che non ho nella mia squadra, nel Rosa, non parlo, ne ha parlato già troppo di mercato, io credo che ne parli tantissimo Monchi, tutti i giorni tra presentazione e altro anche oggi ha parlato, per quello... Di questo ne parlate col direttore, che se ne occupa in prima persona, non voglio fare né nomi né altro. Un saluto e speriamo di rincontrarlo e magari di batterlo in Champions quando lo ritroviamo, ed è quello che un po' gli ho detto oggi quando ci siamo salutati. Cerchiamo però di, Daniele, però cerchiamo di rispettare i colleghi, altrimenti diventa una monografia. Non voglio essere maleducato, ma ci sono tanti e dobbiamo chiudere perché dobbiamo ripartire. Massimo Cecchini, la Gazzetta dello Sport. Eusebio, buon pomeriggio. Ti volevo chiedere questo. L'altra volta avevi fatto a Latina i complimenti alla difesa per come si era mosso. Ora, al di là del campo, oggi hai visto che qualche meccanismo era rugginoso in difesa? Era una partita totalmente differente, dove una squadra giocava spesso questa palla alta sugli attaccanti per giocare sulle seconde palle. Noi
non è che avevamo preparato una partita su questi concetti, ma nell'insieme generale ci siamo un po' persi durante la gara, anche nei fraseggi, perché si sbagliava un po' troppo, perché il campo magari non ti permetteva di mettere in mossa quella che insomma era la qualità maggiore della Roma. Però forse il reparto che si è mosso sempre meglio anche oggi per me è stata la linea difensiva. Grazie, chiudiamo rapidamente perché dobbiamo ripartire che siamo in ritardo. Grazie a tutti.